Paladino di Francia, quando il sole si alza, tu stai già galoppando sulle cime del mondo. Fa freddo, il cavallo è stanco e non hai fatto colazione. Chi bazzica da queste parti lo sa bene. Uno degli argomenti che mi affascina di più è la magia. Mi piace andare a scoprire cosa significasse questa cosa nelle culture passate. E spesso, nel tentativo di capire quali fossero le parole proprie di questo campo semantico, mi sono imbattuto in concezioni anche radicalmente diverse fra loro. A questo proposito, vi consiglio di andare a recuperarvi almeno le puntate dedicate ai termini canto e sortilegio. Ne vedrete delle belle. Perché in fondo, addentrarsi nella storia delle parole vuol dire anche questo. Indagare come questo marasma caotico che chiamiamo lingua si presti alle nostre necessità e laddove incontriamo un sinonimo con una sfumatura un po' diversa o un sostantivo che diventa un verbo, un prestito da un'altra lingua, uno slittamento semantico, beh, possiamo dire tranquillamente che in quel punto qualcosa nel mondo è cambiato. Magia, dicevamo. Oltre a gettarmi fra vecchi tomi e formule incomprensibili, mi piace anche buttare un occhio a cosa oggi viene considerato come magia. Ci sono i maghi tipo Don Nascimento, che si rifanno a tutto quel mondo di profezie e malocchi. C'è il divino Telma, più impegnato sul versante rituale ed esoterico. C'è Paolo Fox, che è un astrologo, e anche prevedere il futuro leggendo le stelle è magia. E poi ci sono i più moderni, che di solito sono anche laici e materialisti, quelli che piacciono al CICAP per intenderci, gli illusionisti. Da Houdini a Copperfield, gli illusionisti non si appellano a poteri metafisici e trascendentali, ma attraverso mentalismo e giochi di prestigio ingannano gli ignari spettatori. Come fanno? Beh, conoscono il funzionamento del cervello, si allenano nell'agilità di mano e spesso utilizzano anche aggeggi sofisticati per eseguire i propri numeri. Ok, ma come mai illusionisti? Che domande, direte voi, perché creano illusioni? Certo, ma lo sapete, qui a Verbamanent le domande non riguardano quasi mai il significato delle parole, ma le parole in sé. Da dove arriva dunque il termine illusione? Perché lo utilizziamo quando vediamo un numero di udini, ma anche quando speriamo in qualcosa e poi questa cosa non accade? O addirittura quando vediamo quelle immagini un po' strane che ci mandano in pappa il cervello? Come sempre, ci aspetta un bel viaggetto. Allacciate le cinture e preparatevi a partire. Stavolta le origini della nostra agognata parola sono un po' più fumose del solito. Non abbiamo radici solidissime con decine di attestazioni in tutte le lingue indoeuropee e nemmeno incalzanti confronti fonetici che ci possano illuminare. Gli studiosi hanno solo timidamente avanzato l'ipotesi dell'esistenza della radice leid o loid, che avrebbe come esiti l'irlandese medievale laidid, che è una forma del verbo incitare, il greco lindestai, cioè contendere, e lizei, voce del verbo scherzare, l'albanese lind, cioè dare alla luce, e il lituano leisti, cioè lasciare o lanciare. Ovviamente c'è anche un derivato latino, altrimenti di che staremo parlando qui? Ma lasciamolo un attimo da parte. È difficile ipotizzare quale potrebbe essere il significato originario di questa radice. Incitare, contendere, scherzare, generare, lasciare... Non so, una specie di sensazione in comune mi sembra di intravederla. Qualcosa che ha a che fare con una relazione, una specie di tira e molla, un'azione di stimolo e poi di liberazione di una persona nei confronti di un'altra. Ma di più è difficile dire. In questo, però, il latino ci viene d'aiuto e probabilmente ci fa capire un po' meglio il tutto. Da loid, attraverso una forma arcaica loidos, in latino troviamo il sostantivo ludus, vale a dire gioco. In fondo, il concetto di gioco istintivamente ci trasmette proprio tutte quelle caratteristiche che abbiamo visto appartenere alla radice nei suoi esiti storici. Anche se, vale la pena dirlo subito, quello del gioco è uno dei campi semantici più incasinati di sempre.
Ce lo racconta il filosofo del Novecento Wittgenstein, che per spiegare come sia impossibile applicare al linguaggio il metodo classico di categorizzazione, usa proprio l'esempio del gioco. Trovatemi un insieme di caratteristiche necessarie e sufficienti che separino nettamente ciò che è gioco da ciò che gioco non è. Questo insieme, ci dice Wittgenstein, non esiste. Il gioco può non essere divertente, può non configurarsi come competitivo, può non essere riposante, può non tirare in ballo abilità e così via. I giochi sono tali non perché condividano alcune caratteristiche e ne escludano altre, ma perché sono legati da una rete di somiglianze. Formano una specie di famiglia in cui alcuni membri si somigliano di più e altri meno, ma partecipano in egual misura a questa definizione. È il principio della vaghezza o indeterminatezza semantica, che, anche al di là dell'esempio del gioco, regola tantissimi aspetti della lingua. I significati sono per loro natura vaghi e imprecisi e non possono essere classificati in categorie, ma al massimo racchiusi in famiglie dai contorni sfumati. L'avete già capito, ci stiamo immergendo in un territorio piuttosto paludoso oggi, vero? Torniamo al nostro ludus latino. Proprio per quello che abbiamo visto, la prima cosa che dobbiamo domandarci è: ma cosa intendevano gli antichi romani con questo termine? E come mai non abbiamo in italiano più ludo, ma usiamo gioco? Beh, per i latini, iocus e ludus volevano dire due cose diverse. Iocus era più aderente al senso di scherzo, ma aveva anche una sfumatura legata alla verbalità. Era il gioco di parole, la battuta, l'arguzia. Non contemplava la dimensione dell'agonismo o della fisicità, cosa che invece era propria del ludus. Infatti, con ludi si intendevano tutte quelle attività non produttive, senza immediati scopi pratici, che tuttavia avevano anche una dimensione sociale. In prima battuta potremmo dire che corrispondevano ai nostri sport. Ludi erano le lotte fra gladiatori, le corse a cavallo, le gare di atletica, ma anche le gare di recitazione. Ebbene sì, pare che gli antichi romani facessero anche delle specie di poetry slam o di contest per stand-up comedian. Soprattutto in età imperiale, di ludi se ne facevano un sacco. Praticamente ogni giorno era possibile vederne qualcuno. Erano un momento centrale della socialità romana. I politici facevano propaganda finanziandoli, vi venivano messi in scena simbolicamente i valori dell'epoca, sancivano le divisioni in classi sociali sugli spalti ed erano anche un momento religioso. Insomma, i ludi costituivano un momento collettivo e rituale fondamentale, cosa che se andiamo a ben vedere non valeva solo per i romani. È famoso per tutti l'esempio delle Olimpiadi greche, l'unico momento in cui venivano sospese le guerre fra città-stato, ma esempi simili sono riscontrabili anche altrove. I tornei medievali, per esempio, erano un bel modo per far smaltire l'eccesso di testosterone ai rampolli delle famiglie nobiliari. E pensateci bene, quanto del campanilismo del nostro bel paese viene sfogato sugli spalti dei nostri stadi? Questa centralità del gioco, anzi più propriamente del ludus, viene sottolineata da un importante studioso olandese, Johan Huizinga, che fra anni 30 e 40 scrive un saggio dal titolo Homo Ludens, cioè l'uomo giocante in latino, un libro rivoluzionario per l'epoca che metteva al centro delle società umane proprio il concetto di gioco, che secondo l'autore fino a quel momento era stato colpevolmente trascurato. Ecco perché mi piace navigare attraverso i mari della storia delle parole. In pochi minuti siamo già passati da concetti linguistici come la vaghezza semantica ad assunti antropologici come la centralità del gioco all'interno di una cultura. E siamo solo all'inizio. Proviamo un po' a vedere cosa viene fuori da questo ludus nel corso dei secoli. Beh, innanzitutto una sequela di cultismi, ossia di termini dotti coniati direttamente a partire dalla parola latina, impiegati però solo in ambiti settoriali. Abbiamo l'aggettivo ludico, che si riferisce a tutto ciò che ha a che fare col gioco. Abbiamo ludoteca, il luogo dove si va per giocare. Poi ludoterapia, ossia l'utilizzo del gioco come strumento di cura. E ludopatia,
cioè la malattia del gioco, che ci porta a ricercare costantemente il brivido della scommessa, a godere di quell'incerta condizione a cavallo fra vittoria e sconfitta. Per quanto riguarda la lingua comune, invece, ha prevalso gioco, che dall'ambito dello iocus latino ha invaso anche tutto il campo semantico di ludus. Quest'ultimo forse era troppo compromesso con quella dimensione imperiale, pagana e propagandistica, come abbiamo visto. Nel corso del Medioevo, come facile intuire, il mondo dei ludi sparisce, o meglio cambia faccia, e di certo il pensiero dominante europeo, quello cristiano, non vedeva di buon occhio l'ostentazione romana di violenza e paganesimo. Non dimentichiamo che le persecuzioni e i primi martiri si sono svolti proprio durante i ludi, con gladiatori, animali feroci e torture varie. Ma quindi la nostra illusione avrà forse a che fare col fatto che in fondo anche i prestigiatori fanno spettacoli? No, non è per questo, ma abbiate un po' di pazienza, ci siamo quasi. Come spesso accade, la risposta la troviamo in una delle caratteristiche tipiche della lingua latina, ossia la sua facilità nel creare composti. Se al verbo ludere aggiungiamo un po' di prefissi, ecco che magicamente troviamo un sacco di termini a noi molto noti. Rimaniamo per un attimo ancora nel mondo feroce e spietato dei gladiatori. A volte, prima di cominciare un incontro, i gladiatori si mettevano d'accordo, pilotavano in sostanza l'esito dello scontro. Un po' come si fa oggi nel wrestling, che è sì una lotta, ma che segue una storia, una coreografia, perché in fondo il fine ultimo è la spettacolarità. Poi, nel caso dei gladiatori, la faccenda serviva anche a salvarsi la pellaccia, quindi non me la sentirei di giudicarli troppo per questo. Ecco, secondo alcuni linguisti, questo mettersi d'accordo è alla base del composto di cum con ludere, quindi letteralmente giocare insieme, o meglio, decidere insieme come giocare. In italiano il verbo diventa colludere, col relativo sostantivo collusione. Come evidente, per noi, il termine si è specializzato in ambito giudiziario, dove indica un accordo segreto fra le parti per ricevere vantaggi reciproci, tipicamente fra mafia, politici e imprenditori. Sempre in ambiti piuttosto colti, troviamo il termine preludio, cioè ciò che sta prima del ludus. In musica indica una parte breve che introduce la composizione, mentre più in generale indica l'introduzione a qualcosa, la sua preparazione. Ci sono però termini penetrati più in profondità nella nostra lingua, così tanto da essere usati anche nella quotidianità e da averci fatto dimenticare l'origine etimologica. Partiamo da ad più ludere, che genera alludere, allusione e allusivo. Alludere vuol dire riferirsi in modo non diretto a qualcosa o a qualcuno, magari per via simbolica, per accenni. Quell'ad, che abbiamo incontrato tante volte, indica avvicinamento, e quindi il senso può essere quello di avvicinarsi a qualcosa giocosamente, cercando una ludica intesa con chi ascolta. Ma se si può alludere, si può anche eludere, cioè evitare, schivare. Una persona elusiva è una che non si fa vedere, che non vuole apparire, che gioca a nascondersi. Quindi il gioco può servirci per alludere, quindi per trovare un'intesa, può aiutarci a eludere ciò che non ci piace, ma ha anche risvolti negativi. Infatti da ludus deriva anche deludere, che originariamente voleva dire prendersi gioco di qualcuno e quindi, in sostanza, rompere le sue aspettative di benevolenza o amicizia. E poi, alla fine ci siamo arrivati, c'è anche la nostra parola chiave, illusione, che viene dal composto di in più ludere, illudere. Etimologicamente, illudere non ha niente a che vedere con miraggi o percezioni distorte, ma è una sorta di specificazione di ludere. Quest'ultimo vuol dire giocare, e illudere vuol dire giocare con qualcuno, alle spalle di qualcuno, in sostanza deridere qualcuno. Da deridere si è passati al significato di ingannare, con una sfumatura non tanto dissimile al nostro prendersi gioco di Tizio o di Caio. E qual è una delle forme di inganno peggiori? Quella di creare aspettative in qualcuno per farsene poi beffa.
Così, quando ci illudiamo di qualcosa, crediamo che quel qualcosa avverrà. E quando diamo a qualcuno dell'illuso, stiamo mettendo in discussione la sua capacità di valutare cosa può accadere nella realtà. Questo slittamento semantico dalla beffa all'inganno a un certo punto fa addirittura perdere al termine la sua dimensione denigratoria. L'illusione diventa in generale qualsiasi operazione che copre la realtà con un velo, che fa sembrare le cose quello che non sono, che altera le percezioni e fa immaginare l'inesistente. Sono illusioni quelle ottiche, quelle del prestigiatore, ma anche quelle dell'idealista che vive di sogni e bugie a fin di bene. Ancora una volta, a partire da un concetto piuttosto intuitivo come quello di gioco, abbiamo esplorato in lungo e in largo il nostro mondo, accorgendoci di come sia tutto molto più sfumato di quanto pensiamo. Ma è proprio grazie a questo che è così bello viaggiare tra le parole e i concetti e vivere la nostra lingua come qualcosa di plastico, mutevole, utile e soprattutto ludico. Ancora una piccola aggiunta, come se la mega traversata che abbiamo fatto finora non fosse sufficiente. Abbiamo detto che chi è troppo idealista e fiducioso può essere definito illuso. Beh, seguendo questa particolare accezione, in italiano abbiamo anche il suo contrario, disilluso, che non vuol dire che non si fa ingannare dai trick dei prestigiatori, ma che ha perso quella splendida capacità di aggrapparsi ai sogni, alle visioni e alle speranze di vivere un giorno in un mondo migliore. Mi raccomando, voi non perdetela mai, anche se un po' di negatività oggi non ce la toglie nessuno. La prossima puntata sarà l'ultima della seconda stagione di questo podcast. Ma voi non temete, ho tante ideuzze per la mente, non vi lascio di certo a stecchetto fino a settembre. Anche perché le parole sono tante e il dizionario è bello spesso. La storia del coraggio di un coniglio che non scappa ma affronta il suo incubo peggior.